Ma non possiamo toglierlo dalle condizioni. Ecco! Oddio. Ecco! Adegio, no! Bastardo! Ma prendi la mia faccia quella bella! Arriva, prima arriva! Arriva! Guarda per volta! Vediamo, sotto, sotto! Ma che sotto? Ce l'ho! Filo, filo! È sotto? Minchia, ce l'ha! Se no siamo morti! Minchia, lo scarrabato! No, dobbiamo entrare dentro che se metti che esce qua è la fine! Tanto c'era già, è entrato quando... Oh raga, sta battendo! Oddio, dobbiamo riuscire! Filo, porta vicino. No, metti lì sotto il robo delle patatine e scarichiamolo nel cesso. Non è facile, solo dove lo so. Dovresti riuscire a farlo. Ah, che schifo, ho toccato qualcosa di vicino. Con che cosa hai toccato qualcosa di vicino? Con la lingua. Cosa facciamo uscire? Non lo facciamo uscire. Ah, basta. No, basta. Adesso è incastrato. È finito. No, siete voi che non potete entrare nel bagno. È la fine. No, se non ragiono là sotto questo. Un viso capione. Un giorno tutto questo sarà giù. Eh beh, il più grosso di tutti noi, probabilmente sì. Che famo? Rouge, facciamo due ciullo? Minchia, guarda, oh, cioè, facciamo una prova, alza e abbassa. No, guarda che dai, se fai fuori quella bestia, tutto veniva fuori. Come? E probabilmente il ciullo erano fatti di quella roba. Cioè. La prova, cioè, raga, evidentemente lui è il boss dell'appartamento, cioè probabilmente è tutto suo. Ma Peruzzi è il suo dipendente. Ma se alzi è perso, basta. Ragazzi, ma faccio un po' che non riescono a far fuori un insetto. Venga, vai. Vai, papà, pensaci. Vai, uomo. Dai. Alza il coso. Quando poi ti sta coltellando, devi passare. Alza quel robo lì. No, sì, non alzarlo, riprendere. Datemi qualcosa per farlo fuori. Guarda il MacGyver della situazione, cosa fai? Vai, vai. Io non c'ho niente in mano, con cosa lo faccio? Un solo uomo con uno scarafaggio. Ho chiesto, ma cosa per la doccia? Ci io col telefono della doccia. Oh, raga, idea. Parlo. Aspetta. Andiamo, uno, devi prenderlo. Lo stiamo facendo? No, ma non fa, sta regalando. Cos'è sta roba? Ma che cazzo è enorme? Ah, vabbè, basta. Qui non sollevo? No. No. E allora siamo così, ragazzi. Allora, come va, ragazzi? Sì, non voglio morire. Girarlo da qua e uscire a tirarlo. Cazzo! No, figlia di merda! Senti, è l'idea peggiore che tu possa avere. Dai, vabbè. No, ho l'idea. Sempre bellando lo scarrafone. No, prendi un gatto. No, ma non è uno scarrafone, Miki. È qualcosa di... Non è uno scarrafone. Fai così, prendi un micio. Mettiamo il micio e il coso qua dentro, chiudi la porta e vediamo chi sopravvive. Scarrafone. Probabilmente. Ma ragazzi, senti, ci vuole un piatto. Lo scarrafone con lo stomaco a forma di micio. Che fanno? Dai, minchia, lo sollevo? Secchiamo la merda, dai. Sollevo? Inizia a sollevare e vediamo se... Aspetta, che magari scappa il... È vero, annacqualo. Inizia ad annacquare il cestino. Allora lo alzo verso di qua. No, papà, aprilo verso l'angolo lì. Verso l'angolo. Cioè, secondo me questo ci mette la porta qua. Faccio, Uno. Papà, mettiti a parlare di camera. Dove cazzo è? Alza subito, alza di più. È dentro, ragazzi, fallo fuori, è perfetto, riempi d'acqua il corpo. Prendi il sacchetto, ma questo sacchetto, se lo spieghi. Picchialo! No, è libero! Merda, è sotto, e là è morto. Bene. Ce l'abbiamo fatta. Oggi. Bravo, Pep, fammi vedere la faccia del killer. Abbiamo allagato il mondo.